Per una città più ordinata e pulita è partita a Pescara l'iniziativa denominata Una porta per l'ambiente della società Ambiente S.p.A. La raccolta differenziata rifiuti porta a porta arriva anche nella zona di Porta Nuova. Con il nuovo sistema, ha sottolineato il presidente Riccardo Chiavaroli, spariranno i cassonetti stradali e la raccolta avverrà in buste e contenitori diversi a seconda del rifiuto da conferire. Le buste ed i contenitori andranno esposti in giorni ed orari prestabiliti in prossimità del proprio civico, su un'area pubblica, salvo diversa indicazione da parte della società. Stiamo partendo nella zona di Porta Nuova, che per il momento è divisa in tre fasi, e successivamente partiremo nella zona centrale di Pescara fino ad arrivare ai confini della zona nord. In che cosa consiste? In un cambiamento della modalità del conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e del nostro ritiro. Vuol dire che mano a mano smantelleremo quelli che sono conosciuti come i cassonetti, non butteremo più i rifiuti per strada, ma ciascun cittadino a cui oggi stiamo consegnando gli appositi cestelli avrà dei raccoglitori dove scaricare i rifiuti organici, la carta, la plastica, li lascerà in appositi spazi delimitati e penseremo noi a raccogliere quotidianamente. Per ritirare le attrezzature personali, gli interessati dovranno recarsi nei punti di distribuzione appositamente allestiti in Piazza Gru e Via Chiarini, presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova, ex centro vaccinale, dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 18. Dovranno essere muniti della tessera sanitaria dell'intestatario della Tari. Naturalmente chi non avesse avuto la possibilità di ritirarlo potrà poi passare presso i nostri uffici in Via Raiale o in altri punti di raccolta che comunicheremo per la consegna. Parlavo velocemente, se mi è consentito, delle tessere magnetiche. Naturalmente per chi non riuscirà sempre a completare il ciclo del porta a porta, noi creeremo nella città tre grandi aree di conferimento speciale, una al nord, una al centro e una al sud, alle quali si accederà con una tessera magnetica, e lo stesso dicasi per delle campane che installeremo a inizio di anno nuovo, dedicate esclusivamente al conferimento del vetro.